Gino Primasso, direttore sportivo di Cuneo Granda Volley, in una settimana importante che porta al ritorno in campo contro Bergamo domenica qui al Palazzetto. Sono stati però giorni insomma, complicati, movimentati, travagliati in casa Cuneo perché, come tutti sanno, è stato ufficializzato il divorzio con coach Emanuele Zanini. Io ti chiedo come prima cosa, naturalmente, di ricostruire un po' l'accaduto, le motivazioni dietro questa decisione. Ci siamo resi conto che la società faceva fatica a reagire alla situazione difficile che c'era. Abbiamo ragionato a lungo, chiaramente non è stata una cosa, un fulmine a ciel sereno per noi, nel senso che ci abbiamo voluto ragionare. Abbiamo ritenuto che fosse meglio che la squadra e Emanuele si separassero, non certo per la cattiva volontà di Emanuele, anzi che ringraziamo assolutamente per tutto il lavoro che ha fatto, ma non sempre i matrimoni, come si dice, funzionano, no? E questo lo diciamo con molto rammarico, perché in ogni caso non vogliamo nemmeno passare come una società che vuole ammazzare gli allenatori, perché questo non ci interessa. A noi ci interessa un lavoro il più lungo possibile, come abbiamo dimostrato con Andrea Pistola. Quindi siamo molto dispiaciuti, hai ragione, le giornate sono state molto travagliate, molto difficili. Purtroppo questa è tutta una stagione che è cominciata non con il piede giusto, passate anche attraverso molti infortuni, ma a parte questo la società si è ricompattata e sta cercando di diventare sempre più forte, e quindi vogliamo guardare al futuro. Come aggancio a quello che hai detto un matrimonio che non ha funzionato, ecco, in cosa non ha funzionato questo matrimonio, naturalmente per quello che si può dire, diciamo, all'esterno? No, ma insomma non è che ci siano delle motivazioni particolari derivate. Allora, per essere chiari, non ci sono stati bisticci o altro, né fra le ragazze Emanuele e viceversa, né fra noi e lui assolutamente, soltanto che ci è passo chiaro che le cose non stessero funzionando, che le ragazze facevano fatica a seguire il loro allenatore. Ci siamo consultati fra di noi e abbiamo ritenuto di arrivare a questa cosa, pur mantenendo una grandissima considerazione dell'aspetto professionale e umano di Emanuele, cioè, però non stava funzionando e la società ha deciso di intervenire. Questa è chiaramente una responsabilità nostra che ci prendiamo. La squadra è stata affidata adesso a quello che era il vice, cioè Simone Gandini. La società ha intenzione, insomma, di cercare, o comunque si è già mossa per cercare un altro allenatore per chiudere questa stagione, e se sì, se sarà un allenatore che potrà poi portare avanti un progetto più a lungo termine e non solo fino alla fine della stagione. Ma intanto ringrazio Emanuele, naturalmente a nome mio personale e anche della società, e ringrazio anche molto lo staff con a capo in questo momento Simone, perché la disponibilità che stanno dando è veramente importante, non è soltanto di facciata. Certo, noi stiamo lavorando per un nuovo allenatore, sarà un allenatore per il quale le nostre intenzioni, e anche, deve essere anche nell'intenzione di chi viene, non è solo un traghettatore per questi ultimi due mesi o tre mesi di stagione, ma è una persona sulla quale noi vorremmo puntare per lavorare già anche nel prossimo anno. Quindi sì, stiamo lavorando per questo. Sì. Ultima cosa, con che spirito si arriva alla partita contro Bergamo, che è una partita importante perché insomma Cuneo ha bisogno di fare punti? Sì, non è che dobbiamo spiegare noi alle ragazze che noi abbiamo bisogno di fare punti, e neanche dobbiamo spiegare loro che queste sono tutte, da adesso in avanti, ma erano già prima, sono tutte partite difficili, perché chi è dietro di noi ha bisogno di fare punti per cercare di non scendere, sono tutte società che non vogliono andare in A2, giustamente, che stanno combattendo per non farlo, e quelle che sono intorno a noi chiaramente non vogliono farsi risuperare da noi. Noi vogliamo fare punti, ci serve per il morale. La squadra si sta allenando bene, no? Dovrà trovare qualche equilibrio in più, perché qualche cambiamento all'interno chiaramente anche nel modo di giocare ci sarà evidentemente, però lo sanno perfettamente le ragazze sono responsabili, e noi le abbiamo responsabilizzate ancora di più proprio dopo la scelta di rinunciare all'apporto di Emanuele Zanini.